orribile. Facci una foto meravigliosa. Era un video. Sì, sì. Sei soddisfatto? Decisamente sì. Finalmente dopo 9 anni abbiamo fatto un festival dell'etichetta e è stato bello. Tutte e tre le serate hanno avuto il proprio perché. Tutte le band si sono trovate bene. Il Voodoo è sempre un posto fantastico. E quindi pienamente soddisfatto. Spero si possa ripetere perché situazioni del genere sono sempre più rare, quindi magari l'anno prossimo. Noi ci siamo. Assolutamente sì, anche perché, cioè, in un'altra situazione puoi anche approfittare di, che cazzo non so, tipo post-Vorta per esempio. Sarebbe male resumare anche post-Vorta. Stai infilando il piedino prima che chiuda la porta. Sì, esatto. È la prima volta che vi imbattete in una situazione tipo questa? Sì, siamo estremamente entusiasti. Posto incredibile, abbiamo detto tutti quanti che ci piacerebbe averlo dietro casa per poterlo frequentare con una regolarità. Esattamente. Poi insomma, è stato bellissimo avere gente attorno. Tutti proprio in faccia, belli coinvolti, bellissimo, è vero. Eccoci! Allora sei partita? Sì, sì. Volevo sapere se ti sei trovata in difficoltà, essendo tutte ben diverse fra loro. No, allora, il fatto è che io comunque ho un background qui che sono abituato all'imprevisto, alle situazioni. Bene o male io gestisco, è lì il mixer, e gestisco questi 16 canali, quindi con una volta che hai la preparazione, il rider tecnico, cioè, alla fine... cioè tecnicamente sai dove mettere le mani, dai, un pochino inizio ad avere qualche esperienza, poi in realtà dai cerco di fare il meglio che si riesce qui dentro, però dai sono contento, no? E una volta che sai dove mettere le mani, ecco, poi i gruppi sono tutti gentilissimi, che sono tutti super humble, ecco, non c'è nessuno che rompe, cioè adesso vabbè, non che... però... no, è tutto zero difficoltà, alla fine magari sono un po' nervoso, io nel pomeriggio, tipo oggi, sono stato abbastanza nervoso, magari dicevo oddio, perché proprio non conoscevo nessuno dei gruppi, le altre volte se magari li conoscevo, i Solari se li conoscevo, i Reveri comunque conosco diversi di loro, quindi insomma è stata una cosa che più o meno avevo qualche punto d'appiglio, sto giro no, però... tutti super tranquilli e fantastico, no? È bellissimo vedere che c'è, dai, sono tutti presi bene, è fantastico. Vi siete sentiti assemblati bene agli Skuld? Sì, sicuramente anche per tematiche, perché ci siamo riscoperti appunto a tingere, soprattutto nel nostro ultimo lavoro, più o meno dalle stesse, dagli stessi concetti, e quindi è stato molto, molto interessante. Poi
loro sì, molto fighi. Sono una cannonata. Poi credo che alla fine a tutti e due appartenga a questo senso di impatto, magari loro più impatto violento, noi più impatto emotivo, però questa è una cosa che secondo me ci sta, è il comune, diciamo. Allora, presumendo che per un gruppo underground il meglio sarebbe suonare nei palchi grossi, palchi super incredibili, però come ci si sente a suonare in questi posti più intimi, più no? Io preferisco, ma anche vedere i gruppi che piacciono a me, nel senso, ho visto che negli anni sì, è bello il festival grosso, è bello il concerto grosso con il palco figo, però alla fine mi piace il club. E se avessi la possibilità di vedere un gruppo di quelli boh, fighi che mi piacciono di riferimento, una situazione del genere per me sarebbe un po'. È diverso, ad esempio, da fare il palco grande, sì, è bello, è il punto di arrivo, dici. Però non lo so, avere stasera avere la gente attorno, no, è più figo. È un posto come questi figo, sì. Che nasce la passione, no? Quindi sì. Si sentiva, è stata trasmessa proprio, quindi. Queste situazioni secondo me stupende, incredibili. A me fa sentire un po' in famiglia o tipo tra amici. Anche. È proprio, non so, tutta una grande comunità, però tutta racchiusa in un posto strapiccolo. È una bella esperienza, una bella sensazione da provare, secondo me. Oh, poi se capita il palco grande, cioè. Non si dice di no. No, ci provi, dice bene. Ci proviamo, vediamo se effettivamente abbiamo fatto una cazzata. Però anche dal mio lato, tipo. Palco grande, comunque contesti grandi, mettono un'ansia incredibile. Cioè. Già che ce n'è un casino quando dobbiamo suonare tipo dappertutto. Però i palchi grandi, cioè, tutta questa enormità, questo senso di vuoto, cioè mi ci vuole un po'. Poi appena prende il microfono in mano, appena parte la musica, mi scude la vena e urlo come uno sesso, però. Appunto, se devo scegliere tra le due cose, sento decisamente più a mio agio i contesti underground, diciamo così. Appunto, se per il discorso di famiglia, di questo senso di unione, diciamo così. In rapporto a Drum Within, come siete messi? Beh, siamo innamorati di Christian, possiamo dirlo, ormai è uno di noi. Outing, sì, abbiamo fatto outing, ormai è quasi un veneto, l'abbiamo sì, battezzato. È stato battezzato. No. La nascondo questa. Sì, esatto, facciamo grazie. No, a parte gli scherzi, siamo super in sintonia con Christian. È stato uno dei primi, cioè il primo a darci fiducia sul progetto di Strega, a darci il suo pieno supporto, la sua piena disponibilità, e non lo ringrazieremo mai abbastanza. Anche perché è andato avanti per dei mesi di comunicazione. In più l'etichetta sta lavorando bene, nell'ultimo periodo ha fatto un sacco di uscite fighissime, cioè non ce n'è una che abbia fatto che dici... C'è qualità, sì. Qualità. Poi siamo molto in linea con quello che propone, nel senso ci sentiamo molto allineati a tutte le band che ha prodotto in questo periodo qui. Anche umanamente parlando, sì. Comunque. Sì, sì. Sì, per me è anche un onore tipo essere parte di questa famiglia di etichetta con altre mega band che ci sono. Sì. Assolutamente. Qui si può essere anche poco sportivi e dire oh, il mio è il più bello. Disco Drum Within di recente uscita preferito? Parto io, perché io ce l'ho. L'ho ascoltato e l'ho detto anche a Christian l'altro giorno. I Gairo, li sto saltando. I Gairo spopolano. Da far schifo, cioè proprio in loop tutto il giorno. Sono stati una gran scoperta, grazie a Christian che mi ha fatto scoprire i Gairo.
Gairo anche per me. Gairo per tutti. Sì, Gairo per tutti. Delle... Ste cazze. Hai capito? Ah, ci credo, sono sardio. Sì. Senti, ma invece per quanto riguarda Strega c'è una roba che mi torna poco. Cioè, non è che mi torna poco. Le lunghezze, come mai è tutto più dilatato? Benissimo. Beh, diciamo che un po' quando è nato il concetto è nata un po' la prima parte e tutto quello che si voleva esprimere non era sufficiente in classico 5, 6 minuti, 7 minuti, anche quello che si vuole. E quindi è nata un po' questa cosa di dividere tutto il concetto in tre parti, che poi in realtà è comunque una canzone unica e niente, quindi sì, è andata a finire così, molto dilatato. Poi l'abbiamo scritta principalmente stando tutti a casa, quindi è quella cosa che finché non la suoni tutti insieme non ti rendi conto effettivamente di quanto lunghi sono 20 minuti. Quindi dici, continua ad aggiungere, cazzo ci sta bene. Andiamo di qua, sì è figo, costruiamo, bello, si incassa tutto quanto, non è troppo pesante, no, funziona, lo fai, poi dici, cazzo sono 20 minuti, e dici, vabbè. Poi la suoni, tutti insieme, inizia la prova e dici, no, ok, ci sta, funziona. Sì, diciamo che già dall'inizio, alle prime note, quando c'è arrivata la pre-produzione che ci aveva mandato Simo e Nick, che alla prima parte ci avevamo lavorato insieme, e già da lì c'era il disegno enorme, cioè c'era già il concetto base, diciamo lo sketch iniziale era già gigantesco, quindi da un lato si sapeva che la cosa sarebbe diventata enorme in tutti i sensi, sia come lunghezza ma sia anche come insomma l'impatto della canzone stessa, perché cioè io ritengo che questo lavoro che abbiamo fatto sia un enorme macigno che ti vola addosso, cioè, e tu non puoi fare altro che abbracciarlo. Mm-hmm. Siamo d'accordo. We love macigni. E a voi piace? Lo chiedo perché non è lì. Non è. No, no, non sono un amante dei sassi. Lo chiedo perché non è così ovvio. Finora gli unici che i Sedna sono stati gli unici che hanno detto sì, Last Sun è bello, è figo, mi piace questo. Gli unici che me l'hanno detto. Che non abbiamo citato nei dischi fighi della Drum With Teen, perché i Gairo sono una nuova scoperta. Anche i Sedna hanno fatto comunque un disco. Sì, e effettivamente capisco perché gli piace. Perché è un disco della Madonna. Totalmente. Corto anche loro. A me piace, cioè io stranamente mi piace ancora. Nonostante soprattutto noi tre che abbiamo lavorato alla parte per produzioni, l'abbiamo ascoltata tantissime volte. Sì. Cioè a un certo punto ho detto basta, non lo voglio più sentire. E in realtà a me piace ancora moltissimo. Ricordiamo che ci sono 32 versioni. Sì, ci sono 32 versioni. Comunque. Okay. 32 progetti, tipo sì, più uno. Immagino. Però sì. Una volta scherzando, Michael l'ha definito tipo che è stato un po' il nostro Iowan, ma nel senso ovviamente senza la droga, ma però cioè, è stato un lavoro comunque abbastanza sofferto, lungo, con insomma ha tirato fuori molte cose di noi e da un certo punto di vista crediamo che comunque ci abbia spinto in avanti, ci abbia fatto maturare in tante cose. Però sì, io sono ancora estremamente orgoglioso. Sì, cioè, anche a me piace un casino, però cioè, per rendermi davvero conto, cioè, erano passate tipo 2 settimane una volta finito il master, no? Finito il master ho detto, ok, posto così, passo 2 settimane, l'ho riascoltata e mi sono detto, cioè, mi sono reso conto in quel momento di cosa avevamo creato, di proprio cosa era successo, cioè di cosa ho ascoltato e posso dire che io personalmente l'adoro perché cioè, ritengo che sia una canzone che è venuta magistralmente, però appunto me ne sono reso conto veramente dopo.
perché appunto, come ha detto Simo, il processo è stato è stato veramente un inferno. Me lo immagino. No, anch'io sono mega 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 contento e soprattutto mi rendo conto di quello che abbiamo fatto quando, non solo quando lo ascolto a casa, perché sì, ovviamente lo sento e dico oh, che figata, bellissimo, però poi quando sono lì e sto suonando sento tutta la scarica che mi passa per tutto il corpo e lì mi rendo conto che, cioè, io questa roba qua la sento proprio dentro e risuona con me e non lo so, mi piace proprio, lo sento dentro questo disco qua, anche se, come hanno già detto gli altri, c'è stato tanto dietro, è stato impegnativo, però ne è valsa la pena e effettivamente, come ha detto Simo, ci ha fatto crescere e sono mega contento anche di questo. Io ho più che tutto alcuni spot che sono impegnativi perché sono concentrato, sono a picche, c'è il video, devo ascoltare tutto quanto, ok? Poi mi ricordo dove sono, in che punto della canzone, dico porca miseria, arriva, no, concentrati, continua a suonare, se no è una merda, vai avanti, non mollare niente, perché poi ti ricordi, arriva tutto, ci sono dei punti in cui tutto si somma, è figo. Quindi quello mi dà la conferma che, ok, funziona ancora bene. Bellissimo.